Ciao ragazzi, come state? Eccomi qua con un nuovo video su Lucca. Quindi siamo in Toscana, questa volta vi faccio scoprire una città un pochino meno conosciuta delle altre città turistiche, ovviamente che ci sono in Toscana, però comunque molto molto bella, chiamata anche Città delle 100 Chiese, vista la grande quantità non solo di chiese ma anche di cappelle, edicole e altri edifici religiosi che vi si trovano. E anche chiamata città dei mercanti, città dei tessitori, perché storicamente la città è stata molto famosa per la produzione e il commercio di tessuti particolarmente ricercati, particolarmente belli, cercati anche all'estero. E si trova nella cosiddetta Piana di Lucca, quindi questa zona qui, e non siamo in realtà neanche troppo troppo distanti dal mare, se si nota. E allora, dunque, già da come è strutturata la città, vediamo con questa strada che corre tutto attorno al centro, capiamo che si tratta di una città che nella sua lunga storia è riuscita a mantenere comunque un assetto abbastanza simile. In un certo senso, questo è dovuto molto probabilmente soprattutto al fatto che storicamente la città dal 1370 circa fino al 1799 è riuscita ad essere veramente autonoma, per un governo autonomo che gli ha permesso evidentemente anche di mantenere questo assetto. Tra l'altro, la cerchia di mura è rimasta praticamente intatta dall'epoca rinascimentale, le mura sono state realizzate in più step. Quindi in più periodi c'erano delle mura probabilmente già in epoca romana, poi sono state rinforzate in epoca medievale, circa nel XIII secolo, e poi in epoca rinascimentale. La maggior parte delle mura che vediamo oggi risale al periodo rinascimentale. Allora, giusto per darvi un pochino un'idea delle diverse fasi delle mura in cui sono state realizzate le mura, vi faccio vedere queste immagini qui, dove si può vedere la linea rossa, che sono le mura romane, sì, esatto, con la linea gialla cardo, linea nera decumano, quindi questi erano i due assi viari, le due vie principali in epoca romana. Tra l'altro, nella pianta attuale della città è ancora visibile almeno un po' dove passavano cardo decumano, quindi anche questo dà un po' un'idea di come l'impianto, diciamo, viario, l'impianto della città sia rimasto pressoché intatto veramente nei secoli. Poi abbiamo la cinta, la linea verde sono le mura medievali e la linea blu le mura rinascimentali, e si tratta appunto, come dicevo, della cerchia di mura che è rimasta pressoché intatta, e tra l'altro si tratta di uno dei migliori esempi, il secondo esempio al mondo, se non erro, di mura rinascimentali o comunque insomma realizzate in un certo senso con una tecnica relativamente moderna, che però si sono mantenute pressoché intatte in una città grande. Per cui sì, questo è sicuramente notevole. Ora, come hanno fatto le mura a rimanere così intatte? Ecco, un'altra cosa che volevo farvi vedere: da questa pianta qui, se si passa da qui alla pianta attuale della città, si vede come effettivamente la linea sia rimasta bene o male la stessa. Allora, intanto le mura erano state realizzate inizialmente a livello di, sì, per proteggere la città contro eventuali assedi, ma in realtà alla fine della fiera non è mai stata utilizzata contro alcun assedio, è stata utilizzata contro più che altro un'inondazione del fiume Serchio, che è il fiume principale che passa per la città nel XIX secolo. Prima metà del XIX secolo, ma altrimenti è sempre rimasta lì abbastanza, diciamo, tranquilla, nel senso che non ci sono stati assedi, non ci sono state battaglie, scontri, eccetera. E sì, ecco, allora, la cerchia di muro attuale è lunga circa 4 km e vi volevo fare vedere una delle porte della cerchia rinascimentale che sono rimaste fino al giorno d'oggi, la porta di Santa Maria. Allora, la porta di Santa Maria, che è dedicata appunto a Maria, quindi c'è una statua della Madonna al centro,
al di sopra del passaggio centrale, che attualmente è utilizzato come passaggio pedonale, come si può veramente vedere chiaramente da questa immagine, mentre ai lati ci sono altre due aperture utilizzate, come si vede, per il traffico di macchine, e sopra ci sono delle pantere. Pantera è il simbolo della città di Lucca. Qui si ha già un po' una vista di quelle che sono, di quella che è la cerchia di mura, come è rimasta veramente pressoché intatta. Un altro motivo diciamo per cui le mura sono rimaste pressoché intatte è che nel XIX secolo le mura erano utilizzate come un camminamento, quindi c'era un camminamento sopra, si poteva camminare tranquillamente appunto sulle mura, e in più, se può suonare una cosa un po' assurda, è anche abbastanza singolare, nel XIX secolo, siccome la sommità del mura era abbastanza larga da avere effettivamente una carreggiata, la sommità del mura era stata utilizzata come vera e propria circonvallazione, cioè ci passavano veramente le macchine, per cui c'era proprio un traffico di vetture, e quindi sì, questo in un certo senso ha aiutato a mantenere l'assetto attuale delle mura, perché in un certo senso si sono mantenute così, e anche il centro storico in alcuni punti è rimasto pressoché intatto. Poi vi volevo far vedere anche un'altra porta, giusto per darvi un po' un'idea di un altro tipo di porta di un'epoca diversa, quindi siamo su una porta in questo caso medievale, la porta di San Gervasio. La porta di San Gervasio, che si vede che ha una struttura completamente diversa. Andiamo un po' più distante così si vede meglio. Eccola qui, veramente stile completamente diverso, epoca diversa, stata realizzata circa nel 1255. Ci sono questi due grandi torrioni, esatti in pietra arenaria, la sommità in arenaria, e c'erano questi collegamenti anche tra i torrioni, che era abbastanza usuale per le porte di quest'epoca, e Porta di San Gervasio perché inizialmente era stata dedicata ai santi Gervasio e Protasio. E la cosa anche molto interessante è che all'interno delle torri ci sono attualmente delle abitazioni private, quindi sono a tutti gli effetti ancora utilizzate. E questa solo è una delle uniche due porte di epoca medievale che sono rimaste e arrivate fino al giorno d'oggi, in quanto le altre porte rimaste, come quella che abbiamo visto prima, come la porta Santa Maria, sono di epoca rinascimentale. Di fronte a queste porte c'era anche un fossato che poteva essere scavalcato, tra virgolette, attraversato con un punto elevatoio, e anche questa è una cosa veramente pazzesca, si vede ancora una parte di questo fossato qui, questa specie di torrentello qui, nella cosiddetta via dei fossi, via del fosso, non a caso. E ecco, quindi anche questa è veramente un classico esempio di come in modo veramente eccezionale si sia riuscito a mantenere un po' l'assetto anche storico della città. Poi vi volevo far vedere anche la chiesa che viene chiamata anche il Pantheon di Lucca, la chiesa di San Francesco, che in realtà attualmente è utilizzata come un auditorium per congressi, concerti e cose del genere. Eccola qui, questa è la facciata, terminata entro 1430, e con questa facciata molto bella, bicromatica, questo rosone, attorno a cui ci sono anche quattro stemmi, anche la decorazione del portale è molto carina. È chiamata Pantheon perché all'interno ci sono delle tombe di personaggi illustri importanti, diciamo, per la storia di Lucca. Allora, nel XIV secolo Lucca divenne famosa anche, ed era molto fiera, della grande quantità di non solo di chiese ma anche di torri che aveva. C'erano a un certo punto circa 250 torri, di cui ne sono rimaste comunque alcune di varie epoche. Tra queste, una delle più famose è sicuramente la Torre Guinigi. Vi faccio vedere una foto che rende un po' l'idea della particolarità della torre. Si tratta di una torre che risale al XIV secolo, e la particolarità di questa torre sono questi sette lecci che si trovano in cima sulla sommità della torre. Ora chiaramente i lecci sono relativamente recenti, ma dei dipinti, dei disegni del XV secolo ci mostrano che c'erano già dei lecci in cima,
Quindi si tratta di una cosa che era stata pensata già dalla famiglia Guinigi, da cui l'autore prende evidentemente il nome. Si trattava di una famiglia nobile, ricca, potente comunque anche da un punto di vista proprio di come attività commerciali che svolgevano nella città di Lucca, e per ingentilire questa torre avevano deciso di mettere questi lecci. E tra l'altro è pure abbastanza alta, quasi una cinquantina di metri circa, è una delle più alte tra le torri che sono rimaste a Lucca, e chiaramente dalla sommità c'è anche una bella vista. Su questa immagine è tutto un pochino sfocato, c'è un po' di foschia, quindi non si vede molto bene, ma c'è veramente una bella vista anche su tutto, non solo sulla città, ma anche sui dintorni, quindi anche sulle colline montane che non si trovano troppo distanti dalla città. Poi vi volevo far vedere la piazza dell'Anfiteatro, che prende evidentemente il nome dall'anfiteatro che qui si trovava proprio in questa posizione in epoca romana, secondo secolo d.C. E la cosa veramente pazzesca è come la piazza abbia mantenuto veramente la forma dell'anfiteatro, quindi ancora questa forma ellittica, circondata da palazzi. Veniva chiamata ad un certo punto nel Medioevo, era stata chiamata Paralisium, no, Paralisium, Parlascio, per derivazione della parola dal termine latino Paralisium, che significava anfiteatro, ma da Parlascio si è stato presto a passare a parlare, quindi per similarità di termine, di parola proprio, per cui, di parola per cui, tale, in modo tale per cui. L'anfiteatro, questa piazza, diciamo, veniva utilizzata e veniva considerata come un luogo per riunioni, per incontri, per trovarsi, eccetera, eccetera. La piazza poi ha subito varie variazioni, de delle variazioni, diciamo, delle modifiche nella storia. Nel XVIII secolo erano stati abbattuti diversi palazzi rinascimentali e ne sono stati realizzati altri. Quindi più recenti attorno alla piazza, mantenendo comunque, come dicevo, in ogni caso la forma, che è veramente rimasta intatta, e è stato utilizzato come piazza del mercato per un po' di anni. Poi la piazza del mercato è diventata la zona della piazza del Carmine, dell'ex oratorio del Carmine. Al centro c'è anche una mattonella, adesso è veramente impossibile, quasi impossibile trovarla, però al centro centro c'è anche una mattonella con una croce che indica molto probabilmente appunto il centro della piazza. Poi, altra cosa che volevo fare vedere, tra le chiese, sicuramente la Basilica di San Frediano è una di quelle veramente pazzesche della città di Lucca, ce ne sono veramente tantissime. Ho cercato di scegliere quelle, beh, diciamo, ho cercato di scegliere alcune un po' particolari, ecco, però sicuramente ne ho saltate altre, tante che sono molto molto belle anche quelle. Questa è la Basilica di San Frediano, realizzata in più epoche, molto probabilmente c'era un edificio medievale abbastanza antico che poi è stato comunque modificato, diciamo, principalmente, diciamo che la struttura attuale risale principalmente tra il XII e il XIII secolo, con modifiche anche nel XIV secolo. La facciata è divisa in quattro, anche se in realtà la chiesa di per sé è formata da tre navate. Il fatto è che a un certo punto, invece di creare delle navate nuove, erano state create delle cappelle in più laterali rispetto alle navate laterali, e quindi guardandola così si pensa che ci siano cinque navate. In realtà sono tre. Decorazioni molto belle in facciata. Ci sono questi quattro oculi, poi ci sono questi tre portali, di cui il portale centrale, l'architrave sopra il portale centrale, ha anche queste belle decorazioni un po' floreali. E poi c'è questa fila di colonne cieche con due monofore al centro. E poi sicuramente una delle cose più pazzesche è il mosaico, molto abbastanza grande come superficie, ed è pazzesco che sia veramente rimasto così fino ai giorni nostri, con l'ascensione di Cristo contornato da angeli. Sotto ci sono gli apostoli, al centro, tra gli apostoli, diciamo, tra i due gruppi di apostoli, c'era la raffigurazione della Madonna, raffigurazione che è stata rimossa per inserire questa monofora. Vediamo se riesco a farvi vedere.
l'interno un attimo, giusto per farvi capire un po' com'è. Allora, dunque, eccolo qui. Allora, l'interno è anche abbastanza slanciato, il che è abbastanza raro per delle chiese in Italia. Generalmente le chiese, la maggior parte, diciamo, delle chiese italiane non sono molto molto slanciate. E verso l'alto, colonne tutte romane, tutte provenienti da Roma, e così come la maggior parte dei capitelli, il soffitto ligneo. Ecco, qua si vede un po' meglio che ci sono le due navate laterali, poi c'è questa riga abbastanza infinita di cappelle. Si può intravedere anche come ci siano anche degli affreschi e anche delle opere, altre opere d'arte sicuramente notevoli. Allora, un'altra chiesa molto bella che voglio mostrarvi, ed è anche una delle più antiche, è sicuramente la chiesa di San Michele in Foro. Ora il nome già ci dà un suggerimento della sua storia, della posizione se non altro. Allora, in Foro, in quanto qui si trovava, sembra che si trovasse il Foro Romano, giusto per darci un po' di idea dell'antichità di questa zona. San Michele, in quanto già sembra nell'VIII secolo era stata realizzata una chiesetta dedicata a San Michele, appunto, e poi è stata mantenuta la dedicazione. La chiesa è stata comunque, la struttura attuale della chiesa è stata comunque dedicata a San Michele, in ogni caso. È stata iniziata nell'XI secolo e completata poi nei secoli successivi. Lo stile ricorda sicuramente il battistero di Pisa, alcuni palazzi di Pisa, probabilmente è stato progettato dall'architetto Diotti Salvi, e in effetti lo stile è tipico del romanico pisano. Facciata decorata molto molto bella, molto decorazione molto particolare, con questi archi diciamo che abbastanza stretti ma abbastanza alti nella parte più bassa, e poi sopra ci sono queste arcatelle, ognuna tra l'altro con una colonna diversa, cioè è pazzesco la varietà di decorazioni, di tipologia di colonne che sono state realizzate, e anche in realtà dei capitali, anche se quelli sembrano un po' più simili tra di loro. E poi ci sono anche tutte queste arcate, diciamo, dentro queste specie di porticelli, perché sono una specie di portici in un certo senso. E poi c'è questo coronamento che, cioè, è veramente pazzesco. C'è la statua di San Michele al centro, e di fianco ci sono due statue di due angeli. Allora, la leggenda narra che con una certa luce, quando un certo tipo di luce va a colpire la statua, si vede un scintillio verde, perché la leggenda dice che ci sia uno smeraldo. Quando è stata realizzata la statua, si è stato inserito uno smeraldo all'interno di questa statua. Questa è un po' la leggenda che gira, insomma. E ecco, poi volevo farvi vedere un po' quanto di ampio respiro in realtà sia la zona tutta attorno alla chiesa, al campanile qui dietro, tra l'altro, e la chiesa è stata inserita in questo piazzale veramente molto molto ampio, quindi c'è un grande spazio a disposizione. Poi volevo farvi vedere la piazza di la piazza Napoleone, piazza dedicata a Napoleone, che è una delle piazze più grandi della città. Allora, fino ad un certo punto qui c'era un grande parcheggio che poi è stato rimosso, è stato fatto un grande restauro della piazza per renderla completamente pedonale, e durante gli scavi per realizzare questa piazza, quando è stato proprio rimosso il parcheggio che c'era qui, sono state trovate le fondamenta di diversi palazzi anche di epoca medievale che si trovavano qui, ma il palazzo più importante sicuramente che si trova su questa piazza è questo. Non si vede tantissimo, comunque è il palazzo ducale. Questa è solo una piccola parte, perché in realtà è relativamente grande. Attualmente ci sono diverse strutture istituzionali, tra cui anche la sede della provincia di Lucca. Ma in realtà, per darvi un'idea di quanto il palazzo sia stato modificato nella storia, in diverse epoche, è diviso in palazzo medievale, palazzo rinascimentale, palazzo del barocco e anche palazzo di età neoclassica, per dire quanto si sia sviluppato. Ad un certo punto era diventata una vera e propria fortezza, tanto da avere anche delle sue proprie torri difensive. Quindi è sicuramente uno dei palazzi
è stato, diciamo, uno dei palazzi più importanti della città. Allora, il Duomo di Lucca è dedicato a San Martino e si tratta sicuramente di un'altra delle chiese più belle della città, iniziata nell'XI secolo, completamente rivestita da marmi, policromi prevalentemente bianchi, però si vedono decorazioni molto molto complesse anche qua in facciata. Diciamo, alla base c'è questo portico, un artece, con queste tre grandi arcate. In epoca medievale era utilizzato come postazione principalmente dei cambiavalute, che qui si fermavano appunto per fare cambiavalute e soprattutto perché ho detto in epoca medievale, perché in epoca medievale la città di Lucca era una delle tappe più importanti per i pellegrini, in quanto all'interno di questa chiesa si trovava e si trova ancora questo crocifisso qui. Si tratta di un crocifisso ligneo chiamato Volto Santo, molto molto ricercato dai pellegrini, in quanto si tratta di una cosiddetta immagine archetipa, cioè si pensa che non sia stata realizzata per mano dell'uomo, quindi sia una sorta di creazione divina in un certo senso, e si trattava di uno degli oggetti più ricercati dai pellegrini. Lucca si trovava lungo la famosa via Francigena, per cui era comunque una delle tappe fisse dei pellegrini. Appunto, per questo questo crocifisso ligneo si trova ancora all'interno della cattedrale, e della cattedrale di San Martino, e in una sua cappella, appunto, apposita. Campanile molto particolare, anche quello realizzato probabilmente in diversi periodi. Si vedono diverse finestre, c'è cioè una monofora, poi una bifora, una trifora e due piani di quadrifore in cima a merlatura ghibellina. E sì, sicuramente una struttura molto interessante anche questa. E adesso qui purtroppo non si vede, però circa questa altezza si trova il cosiddetto labirinto. Labirinto del Duomo di Lucca, labirinto del Duomo di Lucca, che è questa decorazione scultorea. Si tratta di un tipo di decorazione che era molto molto diffusa in epoca medievale, veniva messa nelle chiese, inserita all'interno delle chiese, tante volte anche magari nel pavimento delle chiese medievali. Si trattava di evidentemente una decorazione molto simbolica. In alcuni casi, ai condannati a morte veniva detto che se riuscivano a trovare la soluzione del labirinto, gli veniva data salva la vita. Ecco. Quindi ecco, questa è un po' una chicca, che si trova qui sul Duomo di Lucca. Eccoci qua. Allora, chiudo questo video come sempre con una immagine tipo panorama molto bella dalla Torre Guinigi. Allora, è questa qui, perfetto. Ecco, questa è proprio dalla cima della torre, così vedete anche un po' come è fatta. E si vede appunto la bella vista di cui vi parlavo, quindi sia sulla città che poi anche sui dintorni. Facciamo proprio tutto il giro, anche sulle montagne, le colline non troppo distanti. E niente, come sempre, grazie. Grazie, grazie. Per aver visto questo video, per averlo guardato, vi consiglio di guardare anche gli altri video che ho fatto in italiano, ne ho fatto anche in altre lingue. Se volete iscrivervi al canale, fatelo pure. E in descrizione vi metto i link delle immagini che ho usato, tutte le immagini che ho usato, e anche un link di un video molto bello, di panorami molto belli di Lucca, e anche un link dell'ANSA, preso dal sito dell'ANSA, dove vedete delle immagini veramente molto belle, tutte dall'alto. E niente, ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao ciao.